E io ti dico che ieri sera sono stato fuori con Luciano. E come mai il telefonino era spento? Perché mi si è scaricata la batteria, va bene? Che strana coincidenza. E dove siete stati di bello tu e il tuo amico Luciano? A mangiare una pizza. Dove? In pizzeria, dove se no? Il nome? All'otto volante. Ah, Luciano, capiti proprio a fagiolo. Accomodati pure. È un brutto momento? No, anzi, bellissimo. Prego, stavamo proprio parlando di ieri sera. Com'è andata? Bene, diglielo Luciano che è stata una piacevole serata. È stata una piacevole serata. E dove siete andati, bello? Io ero... Con me, Luciano. Che piacevole serata che abbiamo trascorso ieri. Ah, abbiamo parlato e ci siamo divertiti un mondo. Diglielo, Luciano, che abbiamo parlato e ci siamo divertiti un mondo. Abbiamo parlato e ci siamo divertiti un mondo. Chi? Ma come chi, amore? Io e Luciano. Diglielo, Luciano, che noi abbiamo parlato, noi, ieri nella piacevole serata, noi, e ci siamo divertiti un mondo, noi. Noi abbiamo parlato, noi ci siamo divertiti un mondo, noi, nella piacevole serata. Oh. Sentito? E dove siete andati dunque voi a trascorrere questa piacevole serata? Ma cara, come se... Sentiamo Luciano, avrai parlato tanto ieri sera che anche lui avrà voglia di dire qualcosa. Non è vero, Luciano? Non è vero. Allora? Allora, abbiamo... Dunque, andiamo parlando. Sì, di tante cose, di più, di meno, di uomini. È stata... una piacevole serata, una bella serata, c'erano le stelle, la luna. Tasso, ti aveva dirotto. Prima, poi si era serenere, Tiziano Ferro. Abbiamo parlato di Tiziano Ferro. Ma che dici? Ma come, amore, gli piace Tiziano Ferro? Non è vero, Luciano? Diglielo se ti piace Tiziano Ferro. Mi piace Tiziano Ferro. Serenera, ancora Ferro. In città o fuori? Cosa? Siete stati in città o fuori città? Qui, siamo stati qui. Qui a casa? No, qui a casa, cioè sì, no! Siete usciti o no? Sì, siamo usciti, siamo andati fuori, molto fuori. Lontano? Lontano, lontanissimo. E che bello che c'era sereno là. Qui pioveva, mola. Dove? Dove? Dove c'era sereno, c'era una strada libera senza traffico. Abbiamo fatto presto, prestissimo proprio. Otto. In 8 minuti siamo volati a casa. Cara, Luciano non conosceva il locale. Infatti mi sembra di non esserci mai stato. Dov'è che si chiama? Otto volante. Ecco cos'era quello. Che si mangia? Ristorante o pizzeria? Ristorante o pizzeria, dipende. Da cosa? Noi, e quella sera, guarda il caso, facevano anche la pizza. Che culo, rotonda, una bella pizza rotonda, a tranci, incardinata, sottile, col forno ben curato. E che pizza avete preso? Ma cara, te l'ho appena detto, lo so. Allora? Dunque, c'erano tante pizze. Io non ho preso la pizza. Io e te abbiamo preso la pizza. Io, tu, lui ha preso 4. A scuola non è mai più. Tu bella, picciosa. No. Mario Monti, no, perché non ha senso. Come a Mario, ma in montagna. Tonne cipolla, pesante. 4, lui ha preso 4. 4 pizze! 4 pizze! Aveva fame. Eravamo vicino al forno, non esistono più le bestie stagionali. Ah, le
stagione. No, io stagione, no, tu stagioni. Cioè, la volevo prendere la quattro stagioni. Poi ho detto, visto che la prende lui, magari dopo mi dà una stagione delle sue. Anch'io, perché anch'io andavo alla scuola. Quattro pizze e quattro piatti diversi. Quattro pizze? Non ho il senso della frutta. E poi c'erano delle corde. Sì, il pizzaiolo, le corde, il pizzaiolo. E poi anche due belle mammelle. Luciano, aspetta! Ho un'idea! Perché non andate al cinema? Ah!